Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova recensione. Oggi vi parlerò di questo sistema intercom wireless, quindi assolutamente senza fili, della IarTech serie Ultralight. Ultralight proprio perché è molto leggera, fatto con materiali plastici comunque di qualità, quindi realizzata molto bene. Rispetto al sistema Comstar, che è la serie superiore, costa molto meno. Parliamo di circa 800-900 euro. Dipende se voi comprate il kit con 4 cuffie monoaurali, quindi con un solo padiglione, oppure se comprate il kit con il doppio padiglione. Questo si chiama binaurale. C'è la possibilità di acquistarlo anche combinato, come ho fatto io, quindi due cuffie binaurali e due cuffie monoaurali. Ecco, io ho scelto proprio il combinato perché di solito in regia preferisco avere un solo orecchio coperto, sia per sentire, i colleghi all'interno della regia, ma anche per avere un orecchio libero eventualmente per monitorare altre cuffie con l'audio che sto registrando. La comodità di questo sistema è proprio quello di avere il microfono ribaltabile sia se tenete il padiglione a sinistra, ma anche se tenete il padiglione sulla destra. Non avete un pulsante di on-off del microfono, ma basterà fare un gesto semplicissimo come questo per disattivare il microfono. Quindi una funzione molto comoda, soprattutto per l'operatore che ha le mani impegnate e quindi andare a cercare, come nel sistema Comstar, il pulsante di on e off del microfono e capire soprattutto se è rimasto acceso o è spento, diventa difficile. Invece con questo gesto molto intuitivo, se devi parlare lo abbassi e continui a fare le tue cose, se non devi parlare lo tiri su e hai disattivato il microfono. Perché c'è la master e la remote, quindi questa è la master, questa è la remote. Nel sistema con quattro cuffie c'è una cuffia che comanda le altre tre, cioè decide la frequenza su cui devono operare. Questo per il kit fino a 4. Se volete espanderlo sopra i 4, avete bisogno di una cuffia master che ha il body pack. Dopodiché vi trovate i tasti di volume. È molto importante il volume in un sistema intercom, perché quando lavori in ambienti molto rumorosi o per capirci un concerto e l'operatore lavora vicino a una cassa stereo, succede che molte volte non riesce a sentire gli ordini dati dal regista. Il volume di queste cuffie devo dire che è abbastanza alto, quindi soddisfa quelle che sono le esigenze di una crew in regia. Il sistema viene fornito in una valigetta morbida che contiene le quattro cuffie più i due caricabatterie in dotazione. Considerate che la casa madre dice, che il kit dura con una batteria 6 ore continuative di lavoro. Obiettivamente noi l'abbiamo utilizzata per delle giornate intere cambiando la batteria in via preventiva nella pausa pranzo e quindi riuscivamo tranquillamente a coprire la mattina, poi con il cambio il pomeriggio, senza avere mai un operatore in offline. Dal punto di vista copertura dicono che copre distanze di circa 300 metri in campo libero, ma ho provato circa 100-110 metri all'interno di uno stand, di un capannone, di un palazzetto dello sport. E non sgancia assolutamente mai, vanno benissimo, non ci sono disturbi all'interno. E se iniziate a passare tra pareti, ecco, il limite si abbassa intorno ai 20-30 metri se avete una parete in mezzo. Quindi il sistema comunque funziona e funziona bene, ma per distanze più brevi. Il sistema è full duplex, quindi le 4 persone o le 7, le 8, dipende dal sistema intercom che scegliete, possono parlare tutte contemporaneamente, quindi non ci sono limiti di banda, diciamo, come potrebbe essere nelle radiotrasmittenti dove si parla uno per volta. Qua l'audio è assolutamente naturale, quindi sentirete la voce del vostro collega molto bene e con tutte le frequenze. Non è assolutamente tagliato, perlomeno non si percepisce. Un sistema del genere quindi garantisce ad una crew di dialogare tranquillamente entro un raggio di 100-200 metri in campo libero,
senza dover stare uno vicino all'altro. Il sistema lo consiglio non solo per chi lavora in regia, che è assolutamente necessario, ma può essere utilizzato anche per aziende che si occupano di riprese droni, dove l'operatore che guida il drone magari è uno, l'operatore che regola la camera è un altro, e colui che si occupa della sicurezza, che guarda la linea, no, dell'orizzonte e cerca di capire se il drone può andare a schiantarsi contro qualcosa, che magari deve stare da tutt'altra parte. Ecco, questo sistema vi consente di stare tutti collegati insieme in maniera molto naturale, senza dover premere pulsanti. Il kit prevede già due caricabatterie come questo, quindi potete caricare quattro batterie per le quattro cuffie, ma vi consiglio di comprare anche quattro batterie aggiuntive, in modo da dare all'operatore in tasca una batteria di riserva che, se dovesse scaricarsi la batteria durante il lavoro, durante il momento di regia, l'operatore può cambiarla. Se questa recensione è stata utile e vi è piaciuta, regalatemi un like. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanellina per ricevere la notifica ogni volta che farò un unboxing, oppure una recensione, oppure un tutorial in diretta streaming. Vi aspetto presto, ciao!